Che significa inti illimani? Beh, inti illimani come significato delle parole significa sole, sole, inti e sole. E Illimani è una montagna che c'è nelle Ande, che vicino alla Paz in Bolivia, che è una montagna sacra, diciamo, per gli indigeni della regione. È in lingua Aymara, che è la lingua degli indigeni di quella regione. Voi avete fatto delle musiche essenzialmente con ritmi andini, ma mi sembra che ultimamente vi siete un po' spostati, siete un po' andati sui ritmi europei, penso. Sì, no, guarda, in realtà noi siamo nati soprattutto impulsati da un grande amore per la musica popolare in generale, e quella andina in particolare per una ragione molto precisa. In quegli anni era molto poco conosciuta, tutto un patrimonio molto ricco della musica latinoamericana, qual era la musica andina, era guardata come musica di seconda categoria, come musica di indios in un senso così spregiativo. E allora noi abbiamo fatto lì un lavoro molto, molto speciale, poi abbiamo fatto un lavoro su questo tipo di musica, il che ci ha identificato anche molto con la musica andina. Però noi dall'inizio abbiamo avuto questa idea del gruppo abbastanza ecumenica da questo punto di vista musicale, soprattutto dal punto di vista di cercare di essere un gruppo che attingesse a tutte le fonti ritmiche musicali dell'America Latina, che sono molto varie. Poi naturalmente la 14 anni di vita in esilio, concretamente in Italia, però girando molto paesi europei e anche in realtà musicali che noi non conoscevamo, hanno, penso, senza dubbio avuto la sua influenza, il che per noi va bene. Però il nostro interesse più marcato nell'ultimo tempo, insieme a alcune aree, come tu dici, di tipo mediterraneo o balcanico, anche che a noi interessa molto quel tipo di musica, si è spostato anche verso parte musica dell'America Latina che prima non dominavamo, come i ritmi di origine africana. Noi siamo passati un po' dalle musiche, soprattutto dalle musiche della montagna, dei popoli che non conoscono il mare, alla musica delle coste più calde, pertanto con più influenza africana. Comunque sono sempre musiche, sia quelle andine che queste altre musiche, passano attraverso il nostro filtro, diciamo, di una nostra visione musicale. Non sono musica come si sono suonate lì, diciamo. Certo. Viene naturale, almeno per quel che mi riguarda, pensare, quando sento parlare di Inti Illimani, a una data, 11 settembre 1973, il colpo di Stato in Cile. E ha una canzone, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, che in pratica quella che è la bandiera degli Inti Illimani. Che ricordo avete del Cile, di quei giorni precedenti il colpo di Stato, gli ultimi giorni, cioè, di Salvador Allende, e quali sono i vostri contatti attuali con col popolo cileno? Bene, io comincerei dalla seconda parte, perché i nostri contatti in realtà sono stati sempre molto, molto intensi. Da una parte perché noi non sappiamo se per il nostro bene o per il nostro male abbiamo vissuto tutti questi anni anche un po' insanamente legati a tutto quello che succedeva in Cile, diciamo, cosa che da una parte, chiaro, ci ha mantenuto molto legati alla realtà nazionale, anche alla gente in Cile, però d'altra parte noi ci rendiamo conto ci ha tenuto anche abbastanza, in alcuni periodi specialmente, abbastanza isolati di questa realtà che stavamo vivendo. L'abbiamo vissuto per troppo tempo come una parentesi, invece una parentesi che è così lunga che già non si può più considerare tale. Allora, i nostri legami col Cile in realtà non si sono persi dal punto di vista affettivo, non si sono persi dal punto di vista politico, non si sono persi dal punto di vista della relazione culturale. Però senza dubbio si sono persi dal punto di vista fisico, di quello che significa concretamente vivere quotidianamente una realtà. E questa perdita non è stata rimpiazzata per un contatto di tipo quotidiano con un'altra realtà, sino che abbiamo vissuto sempre un po' galleggiando. Allora, per noi quella data e anche quella canzone hanno un significato molto, molto speciale. Però vediamo anche che non possiamo vivere legati idealmente, sì, lo saremo sempre, penso. Noi siamo di quelli che crediamo ancora che
che il golpe di Stato e la fine del governo di Salvador Allende è stata una tragedia per una possibilità di sviluppo storico molto interessante, molto diversa che il nostro paese aveva intrapreso. Le soluzioni che l'Unità Popolare portava avanti nel Cile si sono rivelate col passare degli anni molto giuste, diciamo. Forse magari avessimo avuto questi 14 anni, sbagliando tutto, però questi 14 anni ancora di un'esperienza di quel tipo e non di questa involuzione tremenda che c'è stata, non soltanto dal punto di vista più clamoroso della repressione, della tortura, del fascismo corrente, chiaro, ma anche dal punto di vista dei cambiamenti strutturali che sono avvenuti nella nostra società, l'arretramento di tipo culturale, l'arretramento di tipo economico, la svendita del paese, delle sue risorse. E allora noi ogni volta che possiamo rivendichiamo come giusta e come necessaria una riforma profonda come quella che l'Unità Popolare aveva iniziato nel nostro paese. E poi chiaro, sono anni legati a una parte molto importante della nostra vita personale, anche affettiva. E allora noi siamo un po' come i pastorelli di Fatima, per fare un parangone, se vuoi, un po' irriverente o scherzoso, però noi abbiamo visto una possibilità, che chiaro, col passare del tempo e con l'ingrandirsi di un mito, diventa quasi come aver visto la Madonna. Però abbiamo vissuto una realtà concreta, una possibilità concreta di cambiamenti molto profondi, non soltanto nella vita sociale, ma anche nella vita personale. 3 anni di presidenza di Salvador Allende contro 14 anni di dittatura di Augusto Pinochet Ugarte, ma è proprio impossibile allontanare Pinochet dal suo posto. Bene, penso che si sia cercato in vari modi, anche in quelli più radicali, di allontanarlo dal governo. Il problema è che Pinochet è il punto di equilibrio di una situazione molto complicata. In molti casi il punto di equilibrio di situazioni nelle quali il Cile non è altro che una pedina di un gioco abbastanza più grande del nostro proprio paese. E allora il problema è far sì che lui non sia più quel punto di equilibrio, ma sia d'impiccio, non soltanto per il popolo cileno che lo è, mi pare che non c'è più nessun dubbio che il paese in una stragrande maggioranza voglia farne a meno di Pinochet, ma fare lavorare in modo anche per che questo governo sia un ostacolo a qualsiasi soluzione che si pensi per il Cile. Allora, purtroppo l'unico modo di che Pinochet sia evidentemente di troppo è quello della mobilitazione popolare. Penso che l'esperienza delle Filippine, l'esperienza della Corea adesso, non c'è bisogno di citare tanti esempi, però l'unico modo per il quale Pinochet diventi inutile anche per i suoi sostenitori, diciamo, è quello di rendere ingovernabile quel paese, diciamo, che la gente manifeste la sua stanchezza, manifeste il suo ripudio di questo governo. E purtroppo c'è una situazione in questo momento in Cile, situazione un po' di stasi, di attesa, forse. Di attesa, perché anche perché ci sono forze politiche che hanno una forte presa su larghe masse popolari che pensano che la soluzione possa venire dal di fuori, diciamo, che pensano che anche senza muoversi può essere il Dipartimento di Stato o il governo degli Stati Uniti chi cambia Pinochet, e non sarà certamente così se non è il popolo cileno che rende Pinochet un ingombro anche per gli Stati Uniti. Questo è quanto si spera, anche perché il popolo italiano ha seguito, grazie anche agli intilimani, da vicino, insomma, questa tragedia del popolo cileno. Quella che c'è in Italia, ecco, vista da uno straniero, è vera o apparente libertà? È vera o apparente democrazia? Guarda, una domanda molto complicata, e io, ospite del vostro paese, posso rispondere in un solo senso, naturalmente, che è vera libertà e che è vera democrazia. Allora, cosa è vera libertà e cosa è vera democrazia sono valori sempre relativi. E ti dico,
per uno straniero che viene da una realtà come quella che vengo io, è una libertà e una democrazia fantastica. Naturalmente sono anche concetti e idee, quelle di libertà e democrazia, molto dialettici, si stanno sempre muovendo. Penso che la libertà e la democrazia concepita al giorno d'oggi non è la stessa di quella concepita ad esempio nel secolo scorso. In certi versi esisterà meno libertà e meno democrazia nell'Ottocento in Europa, però d'altra parte i condizionamenti dei grandi interessi economici forse non erano forti come sono adesso, e allora sono tutti concetti molto relativi. Però senza dubbio che l'Italia è uno dei paesi più veramente democratici e liberi del mondo. Il problema d'altra parte è la paura che noi abbiamo che la libertà e la democrazia siano un lusso dei paesi ricchi, e questo è un problema che è materia di tutta un'altra discussione. Un'ultima rapida domanda, sto vedendo che sta per iniziare l'esibizione. Dopo Paragionello, quali altre zone toccherete? Noi faremo questo, l'ultimo concerto che facciamo adesso prima d'agosto, che da un paio d'anni stiamo preparando una vacanza lavorata, una vacanza mezzo lavorativa in Sardegna. Allora, dopo domani torniamo a Roma, prendiamo bambini, bagagli, tutto. Staremo tutto il mese di agosto in Sardegna, poi a settembre faremo ancora alcuni concerti in Italia, tre o quattro, e poi saremo fuori Italia fino a gennaio, febbraio dell'anno prossimo. Andiamo in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e torniamo a gennaio.